Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, come sapete, settembre escono un sacco di novità, per cui ne ho comprate tantissime. Non sono tutte quelle che ho preso o ricevuto, ma ho dato priorità in questo video a quelle che avevo già effettivamente testato. Ed oggi vediamo insieme cosa secondo me vale la pena, cosa secondo me non vale la pena. Tipo 10 prodotti no, 10 prodotti sì. Poi mi sa che c'è qualche extra. Allora, cercherò di farvi vedere uno sì, uno no, uno sì, uno no. Dunque, partiamo da uno sì, assolutamente sì. Secondo me è proprio da correre a comprare. Allora, sapete che è arrivato in Italia Rare Beauty, sapete quanto io mi sia innamorata del primer illuminante, è eccezionale. Lo vedete in action nel video di Rare Beauty, se ve lo siete perso lo lascio qua nelle schede. Anzi, se vedete questo video anche ti ho provato e ti ho comprato. Chi ha visto quel video sa di cosa parlo. Ma era da un sacco di tempo che vedevo Mandy Moore, io e lui per la base abbiamo gusti molto simili, che parlava del primer invece Pore Diffusing di Rare Beauty. Dicevo, ma non esiste, ma non c'è, forse si sbaglia. E invece in realtà è là, è uscito molto prima che qua ovviamente. Appena l'ho visto, l'ho comprato, ragazzi. Questo primer è eccezionale perché è super levigante ma anche idratante, non va a seccare la pelle, non gli dà quell'effetto matte prosciugato nell'anima, è proprio lisciante, è un primer stupendo, meraviglioso, secondo me veramente per tutti i tipi di pelle che vogliono anche levigare la rughetta, per dire, eccezionale, super consigliato. Un prodotto invece che purtroppo per me è proprio un no, niente, no, è questa nuova uscita di Sia Te della linea Dewy Stick. Premetto che della stessa collezione è uscito anche il Bronze Glow Shimmering Lip Oil. Sapete che loro fanno questi lip oil, il primo è stato quello al watermelon, in vasetto. Questo ha un colore bellissimo ed è in colore con micro glitter dorati. Questo mi piace molto, però vabbè, questo non c'entra. Il prodotto ridicolo che è uscito è il Bronzing Balm. Io tutta contenta, voi sapete che sono nel mood dei bronzer in crema, poi in stick sono ancora più comodi che in vasetto, ho detto sì. Viene definito Sheer Universal Glow con burro di Kupasu, quindi ho detto wow, è anche idratante. Packaging straordinario, ma voi non potete capire. È una cosa unticcia in colore con sheen bronzeo, cioè guardate cosa... Ma voi non potete dirmi che questo è un bronzer, è unto come il burro che usa mia nonna per fare le torte. Una volta sfumato non c'è nessun colore se non questa patina unta con glitter bronzo. Cioè, ma davvero? Anche no, ma proprio anche no. Questo si candida per il flop del 2000, più top, più flop del 2021, perché se no un prodotto del genere proprio non ha ragione di esistere nel mercato. Comunque, andiamo avanti. Un prodotto super sì. O in particolare è una collezione, alcuni pezzi di una collezione, quasi tutto in realtà. Sto parlando della Dior Bird of a Feather, la collezione Fall 2021. Questa collezione di Dior mi ha letteralmente scaravoltata. Dunque, a partire da i pezzi secondo me da avere, ma in generale questa collezione. La palette 459 Night Bird. È una palette con colori finalmente diversi, nuovi, innovativi, hanno tutti degli sheen particolari, con quella classica traslucenza dell'ombretto Luxury, ma stratificati o su una base, boom, diventano carichi come non mai. È un gioco di bronzi, di ottanio, di verdi, con questo punto di corallo al centro, stupendo. È bellissima, poi swatchata non rende, è proprio bellissima, come... della stessa identica collezione, questi prodotti contano uno perché nomino la collezione, i due blush. Allora, io in questo momento su il Nude Glide 468, non vi fate spaventare dai glitter, anche io odio i glitter nei blush, ma questi sono micro glitterini in superficie, quando sfumate il blush cadono per fortuna e non si vedono più e rimane questo nude con questo sheen rosato naturale. Ce l'ho su, bellissimo. L'altro, forse mi piace ancora di più, no, non so scegliere tra i due, ma l'altro che è il numero 462 Coral Flight, è un blush effetto salute, effetto guance meravigliosamente scolpite, questo non ha glitter, ha questo sheen però quasi satin, no, adesso lo applico on top perché dovete vedere la bellezza anche di questo, cioè guardate la bellezza. Va proprio a risvegliare l'incarnato e gli dà questo bacio coralloso. No, vabbè, straordinario. Poi i blush di Dior hanno una durata sulla pelle incredibile. L'altro pezzo della collezione che vi stra super consiglio, ragazzi, da quando ho ricevuto la collezione io non l'ho più messa giù, davvero.
è una delle matite occhi. Allora, hanno fatto questa matita che si chiama 496 Iridescent Bronze, ma in realtà è una matita duochrome bronzo viola lilla. Cioè, guardate. Praticamente, in base a come la mettete, dal vivo no, si nota, da qua no, così è bronzo, bronzo quasi verdastro. La giro e diventa viola lilla con micro sparkle verde. È una roba, purtroppo farla rendere in camera sarà praticamente impossibile. Ma dal vivo andate in profumeria a vederla, è bellissima, sia come eyeliner, che da sola, che su tutto l'occhio. Wow, sono matite 24 ore. Stupenda collezione. Ora andiamo invece a un prodotto niet, no. Per quanto mi riguarda è un no cosmico, specialmente per il prezzo. E sto parlando della nuova Solar Glow Translucent Loose Setting Powder di Dolce & Gabbana. Sapete che io compro le novità di Dolce & Gabbana praticamente tutte. Hanno dei packaging che sembrano delle maioliche, sono bellissimi. Il pack del loro bronzer, ad esempio, per me è uno dei più bei pack della profumeria di lusso oggi in commercio. Qual è il problema di questa cipria? Questa cipria è molto costosa, come tutto il brand Dolce & Gabbana. Ha la sua retina ed esce. Io ho preso il colore Crystal, che è quello più chiaro, il Translucent. È una cipria che appena la toccate dite, oh no, dove sono finite le mie impronte digitali? Guardo l'inci ed è una cipria in silicone. Quindi non è la classica cipria, non so, talc, mica. È una cipria base, polimeri siliconici, ok? E quindi dà quell'effetto che per me è plasticoso sul viso, è fake. E leviga, ma in realtà leviga proprio togliendo la tridimensionalità della pelle, rendendolo un feeling che a me non piace. Io non amo le ciprie silicone di base e mi trovo infatti molto male. Quindi per me non vale la pena. Per me, per i miei gusti, per il mio tipo di pelle. Andiamo a un altro prodotto che non vale la pena di più. Io sono innamorata del nuovo Magic Touch Concealer di Anastasia. Ho preso il colore 6, per me adesso va benissimo, ma fra un mesetto dovrò prendere un colore più chiaro, secondo me. C'è tantissimo prodotto, sono 12 ml ed è molto bello anche sul viso, come utilità. Ma è molto cremoso, molto coprente e soprattutto una volta settato con la cipria a me non va nelle pieghe, ma mi dà questo effetto super levigato, super smooth, anche da idratazione oltre che da strato di pigmento, che mi piace moltissimo. Ma forse non lo consiglio a chi ha un contorno occhi molto sottile e molto segnato, perché proprio la cremosità della pasta potrebbe appesantire in quel caso. In tutti gli altri casi stupendo, stupendo anche sul viso. Quando vado a correggere i rossori mi leviga i pori. Adoro moltissimo, mentre sul viso consigliato a tutti. Un prodotto che secondo me di novità non vale la pena, purtroppo, ed è forse il primo prodotto di Drunk Elephant che non mi piace, perché sapete la mia adorazione per Drunk Elephant, sono gli O Blast Rosy Drops. Vi avevo fatto anche uno YouTube Shorts su questo prodotto. Io mi aspettavo qualcosa di straordinario come il D-Bronzy, che sapete uso da anni, cioè ce l'ho sempre in casa, sempre, ma lo uso anche per scurire leggermente il fondotinta. Questo viene definito un blush, ma non è un blush, non è altro che una crema perlata rosa che una volta sfumata perde il colore e rimane uno sheen metallico rosa fucsia, metallico. Sul viso anche 10 strati non si riesce a notare come blush. Dicono anche di miscelarlo e metterlo su tutto il viso, miscelare la crema. Ho provato, ma divento piggy, non riesco a capire come usarlo, quindi per me personalmente Non lo ricomprerei assolutamente. Poi un prodotto invece che secondo me è da correre a comprare e vale stra la pena, e tra l'altro lo potremmo mettere nelle categorie più low cost, è la nuova palette di Beauty Bay, la Wilderness. È quella che ho usato oggi sugli occhi insieme a un'altra che vedrete dopo. Io vi dico, boom, abbiamo i rossi, la fila dei verdi mi fa svenire, i blu, ma per farvi capire, Ocean è quello che ho sull'occhio, cioè ragazzi, dai, è un tripudio di glitter, di riflessi, wow. Ray è quello che ho all'angolo interno, è un verde acido, cioè, adesso guardate, lime è il mio colore preferito di tutta la palette. Ditemi se avete mai visto una roba del genere, una sola passata. Oppure guardate anche i matte, per dire l'intensità. Twilight è quello che ho nella seconda parte dell'occhio, finalmente un blu che riesco a sfumare bene. Guardate l'intensità. No ragazzi, no, questa palette è da correre a comprare per quanto mi riguarda. Bellissima, meravigliosa, punto capo. Andiamo avanti, tanto prendo una salviettina.
un prodotto che secondo me non vale assolutamente la pena, soprattutto dato il price point e la reperibilità del prodotto. E da quello che mi avete detto praticamente tutte voi in direct su Instagram, quando l'ho provato con voi nelle Instagram Stories, e lo dico a malincuore perché comunque è un brand che mi piace, è Victoria Beckham Beauty, e in modo particolare il loro mascara nuovo, nonché il primo. Si chiama Future Lash Smudge Free Lifting Mascara. Allora, ho guardato, ovviamente loro lo definiscono un prodotto che, come si può dire, ha un'azione anche di trattamento nei confronti delle ciglia, è clean ed è vegan, e tra l'altro si può risciacquare semplicemente con acqua calda, e il problema è che, ragazzi, cioè, non si vede niente. È quel classico scovolino e quella classica pasta da mascara biologico non performante, non che lo sia. Super liquido, fa proprio fatica a pescare le ciglia, dopo tre strati inizia a vedersi leggermente. Cioè, capisco l'aspetto di trattamento, ma oggi ci sono dei mascara anche con l'aspetto di trattamento che ti fanno delle ciglia che ti scaravoltano. Ma per dire soltanto il grande mascara di Grande Lashes, per dirne uno, e costa veramente troppo per quello che è. Per me, e se non fosse Victoria Beckham Beauty con questa allure meravigliosa, questo pack straordinario, e lo avesse fatto Too Faced, lo massacrerebbero tutti. Quindi, cioè, no, per me non vale assolutamente la pena. Veniamo invece a qualcosa che secondo me vale super, super la pena, e questo ve lo dico col sorriso perché sapete che io, allora, Natasha Denone è sempre stato il mio marchio preferito. Purtroppo dopo la Metropolis e la Gold, che per me avevano raggiunto livelli inarrivabili, non è più stata la stessa. Qualcosa mi è piaciuto di più, qualcosa di meno, però non avevo più quel che avevo trovato in quelle palette, quelle texture straordinarie, quei colori che faceva solo lei e che mi dava voglia di spendere quel price point. Ho comprato la retro, ad esempio ho comprato la nuova, quella da Smokey, no? Molto bella, l'argento, quella mini, l'argento che c'è dentro è straordinario, però quei grigi ho molta difficoltà a sfumarli, cosa che con Natasha non mi è mai successo, per dire. Comunque, è uscita la retro e ho detto, la compro, non la compro, vai Giulia, comprala. E qua devo dire che è tornata la Natasha che io amo. Ovviamente vi deve piacere questo color scheme, ma i metallici tipo Psychedelic sono questo bagno tripudio di guate glitz, ve li metto qua. Giusto per farvi capire questi giochi, questi due hanno il difetto che sono molto simili, però uno ha lo sheen rosa argenteo, uno è un duochrome rosa chiaro gold, però sull'occhio danno proprio l'effetto bagnato. Poi all'interno ci sono diversi colori di quella texture che io amo, la creamy matte, tipo Rebellion, wow, oppure tipo Gogo che mi fa impazzire, tipo un mauve, oppure Andy che è un rosa antico. Guardate la bellezza di questi colori, cioè è proprio quel tipo di, anche di colori che a me piacciono molto e non rendono niente swatchati, i colori sono belli applicati questi qua. Abbiamo poi ad esempio Swing, che è una sorta di viola con colore di base borgogna, guardate che bello, questo con on top ad esempio Psychedelic al centro, cioè per dirvi l'effetto che viene fuori, guardate la bellezza. Questa palette a me è piaciuta tanto, devo dire la verità. È tornata la Natasciona che io amo. Nonostante, ancora per me, questa non è la Gold o la Metropolis. Però è molto bella. Sono contenta finalmente di averla presa. Un prodotto che secondo me non vale la pena. L'ultimo è stata la sola più grossa, ve la tengo per ultima. State fino alla fine del video perché devo dire delle cose importanti su questa roba. Purtroppo non mi uccidete perché so che è un brand molto amato, ma la nuova Paula di Fenty secondo me è tragicomica. Allora, divertente il fatto che puoi attaccargli quelle più piccole, quelle più piccole lo sapete, quale mi è piaciuta di più, quale mi è piaciuta di meno, le trovavo medie, non straordinarie, non ciofeche, comode da portarsi in giro, no? E questa palette, ragazzi, allora, a parte che la trovo noiosa come gamma colori, io amo le palette nude, però mi devi dare qualcosa di più. Ma vi faccio vedere ad esempio come ho ridotto questo colore per riuscire a farlo scrivere. Cioè, gli shimmer, specialmente i rosa, non si vedono, sono basi in colori con qualche leggero glitterino qua e là. Questo poi che è rosa in fondo, cioè, dai, ma cos'è quella roba qua? Fenty Beauty, no, Oppure questo colore che è quello che a me piaceva di più da vedere, è questo ruggine che ho dovuto letteralmente scavare per farlo scrivere, e questo è il risultato. Cioè, in alcuni punti mi scrive, in altri no. Cioè,
I matte sono sicuramente molto più carini all'interno della palette. C'è questo bronzo che è sicuramente il più carino dei metallici, ma lo devo stratificare affinché mi dica qualcosa. E poi c'è l'altro che è praticamente identico, con uno sheen leggermente più arancio, che non è male, ma nel complesso questi sono gli shimmer che io ti do, cioè come... Dai, su. Oggi sono delle palette come queste che costano meno della metà di queste e ti scaravoltano. Cioè, avete visto i metallici di questa? Quindi non posso accettare che un brand come Fenty a questo prezzo mi dia questo. I matte sono carini, ma insomma sono la fiera del marroncino medio, un po' più freddo e un po' più caldo. Ormai i marroncini più o meno li sanno fra tutti. Quindi nel complesso non la ricomprerei affatto. Per me, a me non è piaciuta, ma ho visto su tutti i Sephora che le recensioni sono molto d'accordo con me. Quindi devo dire che ho paura che sia stato un lancio un po'. Non so se ricomprerò di nuovo gli ombretti di Fenty. Ci sono cose che Fenty fa bellissime, tipo i prodotti per la base, ma gli ombretti devo dire che... Vabbè, comunque, passiamo oltre. Un'altra novità che secondo me vale stra la pena, per quanto mi riguarda, sono le nuove matite occhi di Natasha Denona. Belle, scriventi, pigmentate, waterproof, long lasting, bei colori. Io ne ho comprate due, si chiamano Macrotech Eye Crayon. Ho comprato la brown, che è stupenda perché è un po' più marrone scuro, che sembra quasi che abbia una punta vinaccia dentro, rimanendo un marrone scurissimo. Guardate il livello di pigmento appena tocca la pelle. E poi ho preso Burgundy, che è l'ultima arrivata, che adesso voglio anche la nera di queste, la comprerò immediatamente. Guardate Burgundy, mi ha uccisa. Oh, ed è perfetta con la palette retro. Tra l'altro io avevo adorato la retro piccolina, vi ricordate? Che però aveva dei verdi e quindi mi aspettavo un verde, dei rosa, eccetera, di corallo. Quindi mi aspettavo che la retro grande fosse su quella scala colori lì. In realtà non è stato, ma chi se ne frega, perché mi piace. Queste matite sono stupende, una volta che si fissano non le muovete più, cioè proprio non le muovete più. Bellissime, belle come eyeliner, bellissime nella linea interna. 10 all'ora. Poi, un prodotto che per me non vale la pena, purtroppo, e mi dispiace perché è uno dei miei brand preferiti, lo sapete, però che io collabori con un brand, che io ami un brand, non vuol dire che io non dica quando qualcosa non mi piace. Zero, cioè onestà intellettuale prima di tutto. È una novità di Estée Lauder che non è arrivata in Italia, né arriverà. Io l'ho vista in un sito estero e ho detto wow, la compro. Ogni volta mi sono fatto togliere. La compro e sono i Pure Color Love Cooling Highlighter. Ho detto wow, fresco, lo voglio. Ho preso il colore 001 Moon Pearl, che è il colore più chiaro. Troppo simpatico il pack. Qual è il problema? Ok, saranno freschi, ma cioè sono peachy, proprio peachy. E questo poi ha da questa base biancastra che sul viso è, e una volta sfumati un minimo per togliere il patchiness spariscono, non c'è più niente, rimane solo il fresco con questa patina bianca che si vede anche sulla mano, non so se rende in camera. A me è agghiacciante questo prodotto, quindi nel caso fatto come me lo vedete dite oh sì, io adoro Estée Lauder come la Julie, lo compro, meglio di no. Poi un prodotto da correre a comprare, in questo caso è di nuovo una mini collezione, sono due pezzi, la collezione Ambience di Sigma. Wow, Sigma ultimamente non sta sbagliando un colpo, fa un 10 lode uno dietro l'altro. Questa palette nella sua banalità, perché è una palette nude, per me è straordinaria, esattamente quello che voglio vedere in una palette nude, cioè dei giochi di colore su base nude. Guardate la bellezza, è quella che ho usato per fare le sfumature insieme all'altra. Allora, adesso ad esempio, questo è vero che è un marrone, ma è un marrone che ha un... Guardate com'è interessante come marrone, perché è quasi contaminato da del rosato, è come se fosse un marrone rosa. Nel suo essere nude è, non ho niente di simile. Oppure, guardate i metallici, tanto per farvi capire. Hanno questo colore, guardate questo, la bellezza. È tipo un bronzo, ma con patina rosa salmone in superficie. E poi è sottile, non segna. Oppure, guardate, non so, questo. Questo è, adesso ve lo mostro, una sorta di... come lo posso definire? È difficile fin da descrivere. Un pesca con sheen corallo in base oro. I colori sono facilissimi da sfumare. I marroni, c'è questo qua che è il mio preferito, che si chiama Basque, che è il classico color senape, un po' marrone, un po' giallastro, come piace a me. Sfumabilissimi, durano tutto il giorno. E all'interno avete tra l'altro il pennello doppio, esattamente nel formato vendita.
le due estremità, questo che è il loro E38 diffuser e questo è l'E54 medium sweeper, e sono pennelli in vendita. Infatti sono, ritengo, tutti i pennelli del palette di Sigma, stupenda, super consigliata, come della stessa collezione vi dico. Allora, questi si candidano nella lista per me dei migliori illuminanti del 2021, quindi è a questo livello di bontà, è ovviamente quello quassù, ed è la palette della stessa collezione che si chiama Glow Kissed. Ci sono all'interno 6 illuminanti, una texture da svenire, super metallici ma super sottili, non segnano il viso, non segnano le rughe, non segnano i pori, abbiamo veramente tutte le intensità tonali possibili, ma tutte bellissime, tutte scriventissime, cioè guardate qua. E sul viso, vediamo se ho un pennello, ecco qua, un pennello da illuminante a tiro, cioè per farvi vedere, no, la mia preferita è Sizzle, proprio si fondono letteralmente con la pelle, senza segnare, senza, no, bellissimi e meravigliosi, belli anche sugli occhi, bella, 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 veramente. Poi, prodotto che per me non vale assolutamente la pena, questo, sono i nuovi Lip Injection Liquid Lipstick di Too Faced. Perché? Questo colore mi piace molto, che è Plump You Up, ma in teoria dovrebbero essere rossetti liquidi super plumping come l'Or Gloss. Il problema qual è? Che in realtà li trovo un plumping fastidioso quasi, però a differenza del gloss, che alla fine vuoi anche per la luce riflettenza del gloss, hai l'effetto visivo più polposo, con questo non polpi niente, semplicemente devi sopportare un rossetto liquido fastidioso mentre lo indossi. Il colore è molto bello, questo perché è un rosa carne coralloso, molto pigmentato, molto morbido, non secca neanche le labbra, però è fastidioso e non dà plump, quindi per me non vale la pena. Mentre vale assolutamente la pena, proprio ve lo dico con tutto il cuore, i nuovi rossetti Dolce Gabbana The Only One Matte. Wow! Allora, ne ho comprato uno, mi è piaciuto così tanto che ho comprato immediatamente il secondo e voglio procedere su questa linea. Il primo che ho comprato, allora, unica cosa, dovete comprare il rossetto che ha il tappino nero e poi ci comprate a parte il case. Infatti in questo non ho comprato il case perché mi sono dimenticata, ma lo comprerò. Però vabbè. Allora, qui ho messo il case, questo qua barocco. Comunque il colore è il 240. È un nude My Lips But Better di una bellezza. Sono nude, setosi, molto vellutanti, non seccano le labbra, danno proprio tridimensionalità anche quando le avete secche con le rughette. Wow, che pasta di rossetto meravigliosa. E l'altro colore che ho preso è il 670 Spicy Touch, che è un rosso, vedete, arrivano così, che potete anche tenerli così se non volete metterci il case, che è un rosso con una base molto calda, quasi cannellosa. Bellissimo, bellissimo, wow, bellissimi, super consigliati. Poi un prodotto che a malincuore per me non vale la pena di essere comprato. Allora, io ho comprato tutta questa collezione dopo averla vista da come si chiama la mia adorata, Katie Jane Dukes. Io l'adoro, lei mostra qualcosa, io lo compro, funziona così. E ha fatto un contenuto con Sia Te dove presentava la Edna Mode Collection Disney Pixar. Ho detto no, vabbè, la voglio. E l'ho presa. Cosa succede? A me è arrivata frantumata, ma mi è stata rimborsata, Però anche ricompattando gli ombretti metallici, che solitamente riesco bene, non sono riuscita a ricompattarli, continuano a spezzarsi. Peccato perché sembra bello, però hanno quelle, sapete, quella pasta molto grossa che poi fa molto fallout, però l'effetto di questo ombretto è stupendo sugli occhi. I due matte sono carini, ma sono un lillino e un azzurretto, così. Quindi diciamo non magari gli ombretti che usiamo tutti i giorni. Dall'altro lato abbiamo, ora vi dico, allora, il bronzo, che è molto carino, nel senso che ha sempre questa texture multiriflettente metallica. I due metallici sono i due ombretti che valgono la pena della palette, se vi arriva intero. E poi c'è un arancio satinato e un rosso corallo. Dagli altri due lati abbiamo due blush. Uno, e sono secondo me la cosa più bella della palette, i blush. Sono veramente belli, scriventi, sfumabili. Abbiamo Heroic, che è un bellissimo pesca. E abbiamo, scusate, ma bisogna aprirlo ogni volta con lo smile lato per lato. E abbiamo No Capes, che invece è un pescato, un pesca rosato che ha un leggero sheen. Il mio preferito è l'altro.
È carina, ma nel complesso è una palette comunque che costa un cinquantino. E a parità di prezzo, cioè, ci compro altro. A meno che non siate super fan del cartone animato, super fan della Pixar, eccetera. Se no, cioè, giusto da collezione. Mentre vale stra la pena, secondo me, della stessa identica collezione, valgono stra la pena questi, ragazzi. I Velvet Cloud Lip Powder. È quello che ho su in questo momento. Sono delle polveri labbra che voi applicate col dito con un pennellino. Fate così, questa di Eddo. E questo colore, quello qua su, Fashion Maven. Voi proprio lo prendete col dito e sembra di toccare una polvere bagnata. E lo applicate. Più lo applicate, più il colore diventa intenso. Però non è come avere un rossetto, voi non sentite quasi niente sulle labbra perché è proprio un velo leggero. E tra l'altro leggevo, cosa c'era scritto? Che c'è anche dell'attivo dentro, esatto, che contiene il Nourishing Triple R Complex e quindi insomma anche un effetto di trattamento. Ne ho prese due, bellissime, bellissime, diverse, nuove. Mi piace l'effetto. Poi abbiamo quasi finito. Il prodotto che non è che non valga la pena, mi perplime, sono uscite queste novità di KVD, i Modcon Blush, no scusate, i Liquid Gel Blush, questo è, no, i Modcon Liquid Gel Blush e questa è Duality, sono carini ma sono, ve li ho già bocciati il mese scorso, troppo unti, troppo oleosi, troppo poco pigmentati, no. E della stessa, dello stesso concept sono usciti i Modcon Liquid Gel Contour. Io ho preso il colore Light Medium Neutral 70. Allora, sono proprio un gel. Qual è il problema? A volte lo metto e dico wow, lo sfumo con la sponge e senza avere spessore mi dà l'ombra sul viso. Altre volte rimane a macchie e mi smangia il fondotinta sotto. Quindi io ho molta difficoltà ad usarlo perché a volte dico wow, bellissimo, altre volte dico no. Esempio, l'ho messo di qua, bellissima ombra, almeno dal vivo, wow. Di qua ho dovuto andarci su con un prodotto in polvere perché era macchie. Un prodotto invece che stra, uber, ultra vale la pena è la collezione questa qua di Pat. Allora, questo dopo tante volte che mi sono lamentata dei quad che per me costavano troppo, questo che è il nuovo, che si chiama, non lo so, comunque i colori Moonlight Liaison, Rose Fire Nectar, Twilight Bronze e After Dusk, è il più bel quad che lei abbia mai fatto, con delle shade speciali ma che non sono neanche le texture bombate delle palette, sono due ombretti metallici da scaravoltarsi, guardate qua, no l'altro non rende giustizia, devo parlare di più, guardate qua, e anche gli altri due sono bellissimi. Il matte che è un color mauve burgundy e il punto luce metallico. Wow, bellissimo, meraviglioso punto. Adoro. E stra adoro, tanto che anche qua, secondo me questi andranno nei top 2021, i suoi blush. Wow. Il mio preferito è il Nude Venus. E ogni volta che lo indosso mi chiedete, Giulia, che blush hai? Addosso è qualcosa di straordinario, oltre ad essere bellissimo. E mi piace moltissimo anche Desert Orchid, che è più nude pescato. Anche di questi ne vorrei altri. Ultimo prodotto, vi avevo detto che tenevo l'ultimo più tragicomico, ok? E questo non soltanto non vale la pena, ma mi chiedo, ma davvero? Hourglass è uscito con i nuovi ombretti mono, dei micro ombretti, e poi ti compri a parte la loro palette di latta dove inserirli. Ogni ombretto mono costa qualcosa come, adesso non mi ricordo, ma tipo 30 euro, una cosa del genere. Sì, più o meno. Ok? Con la palette di latta, solo 5 colori di una palette composta vengono a costare qualcosa come 160 euro, 165 euro, una cosa di questo tipo. È una palette con un fondo di banale plastica, non particolarmente bella, non particolarmente niente, ma la cosa che mi perplime di più sono gli ombretti. Okay? Io ne ho presi 5 più o meno in tutti i finish. Ora ve li mostro, ve li swatcho e voi mi dite, Giulia, hai pagato 165 euro? Io ti dico sì, ho pagato 165 euro. Anzi, ve li swatcho anche abbondantemente perché voglio proprio che vediate bene. Ho preso anche i colori che mi sembravano un pochettino più particolari, così ho detto, dai, facciamo valere il denaro speso. Calcando, questi sono le shade.
Come vedete, questo è imbarazzante. È un matto con qualche glitter dorato, ok? Questo è un bronzo, neanche particolarmente metallico, che ne trovo 400 più belli di questo. Questo è un matte marroncino, carino, ma è il classico matte da transizione. Questo è una sorta di platino verdastro ed è carino, ma anche qua non super metal. E questo è una sorta di color salvia. Io per questo ho pagato 165 euro. Si è fermata anche la fotocamera sul prezzo. Sono perplessa. Cioè, a questo prezzo mi aspettavo qualcosa che veramente ad ogni passaggio, tipo il mono, il quote che vi ho appena mostrato di Pat. A questo prezzo mi aspettavo qualcosa che quando suoci dici wow, cioè wow, anche se lo so, è immorale spendere una cifra del genere per 5 ombrettini. Sì, punto. Però avete visto quello che vi ho appena mostrato, quello che sono riuscita ad avere ad esempio qua con 18 euro. Cioè, dai. Non mi sto neanche lamentando del prezzo, perché sapevo benissimo quanto costavano quando li ho comprati. Mi lamento di quello che ho avuto pagando quel prezzo. C'è un jolly in questo video, nel senso che non è un no, ma ho dei dubbi. E sto parlando della nuova cream bronzer di ABH. Perché? Io ho preso il colore Golden Tan, che è il terzo in scala di intensità, e su di me si vede a malapena. Ed è tanto, tanto, tanto arancione. C'è proprio quel classico bronzer vecchia scuola, i bronzer arancioni, un po' anni 90, no? Bella texture perché si sfuma molto facilmente, ma sul viso appunto mi butta fuori l'arancio. Cosa succede? Ho scritto nel video dove ne ho parlato, ho detto comprerò un colore più chiaro e vediamo. E mi avete detto, Giulie, no, perché quelli più chiari, il più chiaro non si vede, trasparente, anche su di me che sono, ma mi ha detto chiarissimissima, e sono tutti arancioni. Quindi diciamo che è un prodotto che ho un po' difficoltà a trovare un colore che mi stia bene, un po' difficoltà a far sì che si veda se lo compro nella mia intensità tonale, visto che è uscita una roba come questa. Questa qua è la Laguna Sun Kissed Bronzing Cream di NARS, sapete quanto mi piace, ve ne ho parlato mille volte, è quella che ho su anche adesso. Questo bronzing cream è straordinario per quanto mi riguarda, ma ce ne sono anche altri a parità di prezzo o a costi inferiori che secondo me performano di più e hanno una scala colori più bella. Diciamo che non è un flop, non è un no, ma non è neanche il primo prodotto che io sceglierei in quella categoria. Bene, io spero di cuore che questo format vi sia stato utile. Se così è stato, mi raccomando, lasciatemi un bel pollice in su e fatemelo sapere nei commenti, così so che ogni tot, quando escono un po' di novità, ve lo ripropongo. Vi ripeto, ho tante altre novità, però queste sono quelle che avevo già testato bene, di cui avevo un'opinione. Io vi ringrazio di cuore, se vi va, mi raccomando, sostenetemi iscrivendovi al canale. Un bacione!